I sindacati confederali comaschi hanno deciso di organizzare simbolicamente la celebrazione del 1 maggio davanti ai cancelli della Enkel di Lomazzo, la storica fabbrica di detersivi che impiega 150 dipendenti, controllata da una multinazionale tedesca che recentemente ha annunciato come un fulmine a ciel sereno la chiusura degli impianti a giugno. Sabato, dalle 10 alle 13.30, davanti alla Enkel interverranno delegati e responsabili sindacali. L'Italia e il nostro territorio si curano con il lavoro. Siamo nel pieno di una pandemia e ancora una volta di più è fondamentale rilanciare l'occupazione, dicono Umberto Colombo, Daniele Magone e Salvatore Monteduro, i tre segretari provinciali di CGL, CIS e Will. La lotta della Enkel, continuano, è un simbolo per tutta la provincia e non solo, è inaccettabile che un'azienda non in crisi decida di chiudere lo stabilimento di Lomazzo. Non ci rassegniamo, concludono i sindacalisti. Inoltre, oltre alla difesa dell'occupazione, servono un rilancio delle attività produttive e progetti di riqualificazione del personale nella tutela della salute e della sicurezza.